La Regione Marche forza i tempi per contrastare l'aumento dei contagi da coronavirus avvenuto nell'ultimo periodo. Per chi vorrà sottoporsi alla seconda o alla terza dose di vaccino senza prenotare, infatti, sarà possibile farlo in tutti gli hub nei fine settimana. Ad annunciarlo è il governatore Francesco Acquaroli, che fa il punto sulla task force promossa dalla stessa Regione Marche. Chiaramente stiamo riallestendo i centri vaccinali che possano essere adeguati per raccogliere l'adesione di centinaia, di migliaia di cittadini che da qui a qualche settimana dovranno recarsi per i richiami. Stiamo riallestendo tutta la programmazione, le prenotazioni, tutto il sistema che era stato impeccabile nella prima fase, lo stiamo riallestendo per cercare di essere all'altezza in questa fase. Quindi nelle prossime giorni, nelle prossime ore sarà possibile continuare a prenotare la propria vaccinazione, il proprio turno, sarà possibile farlo nei sistemi tradizionali che già conosciamo e tutti i giorni della settimana i cittadini prenotati potranno recarsi ai nostri centri vaccinali per avere l'inoculazione del vaccino. Come potranno recarsi nei nostri centri vaccinali tutti coloro che vorranno sottoporsi anche senza prenotazione alla prima dose. Per tutti coloro che invece dovranno fare il richiamo alla seconda e alla terza dose, dovranno recarsi senza prenotazione, se vorranno farlo senza prenotazione, nei centri vaccinali nel fine settimana. Sul fronte scuole invece, giovedì 6 gennaio, in tutta la regione ci sarà la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone per tutti gli studenti delle scuole elementari e delle medie che hanno avuto contatti stretti con positivi oppure che manifestano sintomi. Il servizio sanitario regionale, le aziende sanitarie stanno predisponendo per la popolazione scolastica delle scuole elementari e delle scuole medie il giorno 6 di gennaio la possibilità di sottoporsi a tampone gratuito per tutti gli alunni e i ragazzi che hanno avuto contatti ristretti con positivi o che manifestano sintomi. Questa iniziativa è volta a garantire il più possibile il rientro nelle aule scolastiche in sicurezza. Come saranno adeguati nei sistemi informativi tradizionali e istituzionali anche tutti i dati e tutti i comportamenti a cui dovremmo sottoporci nel caso di contatto con soggetti positivi, la cosiddetta nuova quarantena. Nelle prossime ore tutto potrete raccoglierlo, visionarlo nei canali tradizionali e istituzionali.